Il lavoro come garanzia di solidità nel welfare in un paese dove diminuisce drammaticamente il numero delle nascite e dove la popolazione invecchia. La Federazione dei Pensionati CISL stila i punti fondamentali sui quali lavorare con il governo Gentiloni. Il lavoro da crea la ricchezza e la ricchezza che si può ridistribuita può anche garantire il welfare. Quando si parla invece di pensionati, i temi più importanti, le difficoltà più grandi, quali restano? Abbiamo presentato con la CISL una legge di iniziativa popolare perché la ridistribuzione si fa tramite il fisco. E questi governi più volte hanno promesso di rivedere il fisco, in realtà rimane sempre una promessa che rimane sempre vuota. Noi non siamo più d'accordo di fare sconti alle aziende, perché hanno dimostrato alle aziende che tutti gli sconti che facciamo non si tramutano in lavoro, si tramutano spesso in azioni finanziarie che sono contrarie alla distribuzione della ricchezza. È un accumulo di ricchezza e quindi siamo decisi a continuare la strada della riforma fiscale per ridare fiato soprattutto a quelli che ne hanno più bisogno. Qual è il dialogo con l'attuale governo Gentiloni dei sindacati? La parte seconda dell'accordo che avevamo firmato col governo Renzi è già iniziata e quindi grazie al governo Gentiloni che l'abbiamo iniziata e riguarderà soprattutto la pensione di garanzia che è una, come oggi una pensione minima per sfatare questo tabù che molti giovani dicono ma io la pensione non la riscuoterò mai. Noi vogliamo che ci sia una pensione minima di garanzia. Vogliamo che ci sia anche una difesa del potere d'acquisto delle pensioni e soprattutto sfatiamo anche la questione delle spese pensionistiche separando la previdenza e l'assistenza e quindi poi ci sarà la questione della governance dell'INPS che un uomo solo al comando a noi non va bene perché lui sta facendo cose innominabili contro il sindacato. Perché ha osato bocciare il suo bilancio, ma l'ha bocciato perché ce n'erano le condizioni, e l'altra una maggiore difesa del potere d'acquisto delle pensioni, che naturalmente in questi anni si è molto degradato.